che ha delle, come questa, che è imperniata su delle tematiche precise e chiare, non può che arricchire le persone che vengono a seguirla e arricchire, come dire, la cultura in senso lato di tutti, dei giovani in modo particolare, soprattutto in un periodo che ormai dura da un ventennio, che è quello di una televisione che è sempre più soffocata tra lustrini e iene, hai capito? Quindi queste manifestazioni diventano importanti nella misura in cui, come dire, anche se alla fine di una manifestazione così ci saranno solo 10 persone che si sono arricchite e che quindi questo arricchimento li aiuterà nel quotidiano, nella vita, delle cose, del futuro. Quando io ho potuto fare dei film in cui, come dire, partivano da me, quindi da mie idee, ecco, la cosa che mi interessava, mi è sempre interessato di più, è non raccontare soltanto una storia, ma fare di questa storia, cioè servirmi di questa storia per raccontare una metafora. L'Notturno di Chopin è un film sulla solitudine dell'individuo, cioè che sempre la persona è sempre, per tutta la vita, è sempre là che si confronta con se stesso, che vive più nella sua testa che non all'esterno. E allora là ho cercato di approfondire, ho visto che c'erano tante sparizioni. Molte vengono sui giornali, ma molte non vengono sui giornali, che non sono solo in Italia, ma nel mondo. E quindi mi sono posto proprio il problema del dramma psicologico, umano, di un bambino che viene sradicato dal suo quotidiano, chiuso in un posto, senza sapere quale sarà il suo destino, le ragioni per cui gli è successo questo, che a cosa appunto gli succederà, e come gestisce questa esperienza. Devo dire che un film che mi fa tenerezza, ma per delle ragioni particolari, è un film che si chiama La cosa buffa, che era un romanzo di Giuseppe Berto. E perché mi fa tenerezza? Perché ho scoperto che io negli anni 50, più o meno, a Venezia, avevo più o meno negli stessi luoghi, stesse situazioni, avevo vissuto la stessa storia d'amore, perché ero timido, perché c'era una ragazza ricca, hai capito? Cioè c'erano tutte quante queste cose qua. In una storia d'amore un po' autobiografica, hai capito?